scritto pure di Saturno. Oddio. Bella vecchia trama semigranze. Siamo con un nuovo video qui oggi sul nostro canale. Cosa andremo a fare? Oggi è un video strano, perché non abbiamo un video che non abbiamo mai fatto. Oggi andremo a leggere i commenti memorabili. Ovvero, c'è questa pagina che è troppo epica, che tipo ci fa tagliare. Quindi noi andremo a leggere le foto, perché praticamente questa pagina come funziona? Loro mettono una foto tipo strana e la gente commenta, e poi fanno un collage con tutti i commenti più belli e ripubblicano la foto. Ma certi commenti fanno veramente troppo ride. Quindi andiamo a vedere tipo la prima cosa dei commenti, no? Ecco, tipo questa qui mi hanno fatto ridere tutti. Loro hanno messo la foto di questo. Allora, non va a prendere intanto, perché queste foto sono contro l'obesità. Cioè, fanno parte di una campagna contro l'obesità. Quindi, nella loro pagina non hanno anche dato risonanza. Non hanno preso per il culo questa gente. Diciamo che i commenti sono stati un modo anche per pubblicizzare questo problema. Loro hanno messo la foto di questo ciccione, diciamolo, che pilota. Con la cosa da pilota da aereo di caccia, diciamo. Quindi, proprio di caccia. Stefano, vabbè, i commenti sono questi. Fa lo scalo a Milano di Spensa. Non Malpensa. Lancia i missili Teglia-Area. Servono due profili di Gianni per mandargli un abbraccio. Questo per chissà sta è Gianni Morandi, capisce? Gran troll. Quando era bambino ora di pranzo la mamma gli faceva: adesso arriva l'aeroplanino. In realtà era un Boeing 747. Poi vabbè, devo salutare. Sì, il telefono che si spacca. Damn, it feels good to be a gangster. Top Gnam, vabbè, questo è pilota delle penne tricolore. Mozzarella, pomodoro e basilico. La prima volta ho letto basilisco. Cioè, sono deviato da Harry Potter praticamente. E questo, giusto. Pilota dell'aviazione amatriciana. Odia i voli di linea. Indispensateria. La spera migliore è questa. Mr. Day, stiamo precipitando. Roma, Burger King di via Ottaviano. Era con tre amici, uno dei quali si trovava al piano seduto al telefono. La sala era piena, caos generale dovuto a chiacchiericcio e le risate della gente. Non essendoci un posto libero sui tavoli, ci mettiamo sugli sgabelli con di fronte il muro. La Coca-Cola era molto frizzante, bevevo molta, tutta insieme, senza pensare agli effetti collaterali. Inizio a sentire la pressione all'interno pari a 25 bar, l'ha pure misurata, capito? Penso tra me e me, Dio caro, o esce da sopra o esce da sotto. Rombo di tuono, rutto assordante stile esplosione di bomba carta durante un corteo pacifista. Silenzio in sala, quello che prima era un caso generale diventa un sordo e lento rimbombo. Mi giro e vedo tutti i fermi immobili che mi guardano. Ai miei lati due amici sono con la faccia del panino che lacrimano ridendo come pazzi con pezzi di panino che gli escono dalla bocca. Quello che stava al telefono di sotto è venuto su di corsa per capire cosa era successo, impaurito da tale improponibile indecenza. Si alza una ragazza urlando: valle a fare tua. Valle a fare tua a casa queste cose. No, valle a fare tua queste casa. Queste casa a cose. Vabbè. Uno dei miei amici, saltiamo, leggetela voi. Uno dei miei amici in pieno stile goliardico risponde con un altro rotto. Siamo dovuti scappare via rischiando un linciaggio. Modalità carriera prima 16. Il tuo attaccante migliore sarà fuori per 9 mesi a causa di gravidanza. Fine stagione. Sì, è finito. Non gioca. Piccolo pasto per l'uomo. Un grande pasto per l'umanità. Bei l'infanzia. Toast in space 2001. Odissea con il mai sazio. Questo ha visto più pasti che posti. Houston, abbiamo una cena. Gastronauta. Quando Mars non è solo un obiettivo. Apollo frito. Vediamo sto va. Ho fritto pure gli anelli di Saturno. Oddio. Sverso l'impanato. Tendo Nintendo. Ma come ci pensano, regà? Da oggi Biancaneve in DVD, VHS, AIDS e HIV. Mamma, mi racconti la favola? La fiala. Biancaneve i 7 gradi. Al mare lo seppelliscono la sabbia per sapere che ore sono. Fanda meridiana, capito? Con non mi ricordavo questi commenti. Poi c'è un certo David Darrell che dice: se guarda in giù si pugnala come... Manco se ricorda che ha scritto, se guarda in su ha letto. Hai guanti da porno. E si sveglia di colpo, cade da entrambi i lati del letto. Iker Tortillas. Il porchiere. Va bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a 10.000 like. Non so quanti ne volete dare voi. Fate come vi pare.
Non sappiamo più fare un altro. No, vedete che ogni volta ti metti a fare così. Cioè, non c'ha senso. Parli te, mi raccomando, seguiti sui social. I social. Social. Quelli di Frosinone. Sì. I social. Instagram, Facebook, pagina Facebook, Twitter, no, Pinterest, Think, no, Periscope, Think, che è uscito anche per Android, Tumblr, non l'ho mai usato, Ask, poi seguiteci sulla Luna, iscrivetevi se non l'avete fatto, nell'infinito e torte. Esatto. Ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video e niente, bella, ciao! Ciao.